Ma penso che a medio termine nessuno possa rispondere compiutamente, perché la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno ed è troppo legata ad eventi a livello mondiale. A breve termine si può dire che c'è una certa ripresa, sicuramente in atto. Quanto durerà e quando sarà la sua profondità è più facile dirlo, nel senso che i paesi emergenti hanno ripreso a consumare. Questo è un traino importante per gli acciai speciali. Ma direi non male, perché essendo l'Italia un paese trasformatore soprattutto per prodotti che vanno all'estero, e l'esportazione, come tutti sanno, in questo momento va bene, il mercato dei trasformatori non va male. Quel mercato che non è così brillante è quello dove il prodotto finito arriva già dai paesi emergenti che fanno una competizione unfair. È ben difficile rispondere, non vorrei fare delle previsioni perché penso che nessuno sia in grado di farle, ma la specializzazione, la ricerca e i nuovi prodotti sono l'unica via di salvezza per l'Italia. La siderurgia pesante di base sarà sempre quella che soffrirà di più. Guardi, è una domanda da $1 milione, perché penso che tutti gli intervistati pensino a qualcosa, poi che cosa si possa realizzare a livello mondiale è difficile dirlo, perché ci sono delle realtà che hanno significato se si integrano, altre realtà vorrebbe fare semplicemente 1+1, e 1+1 non fa mai 2 quando si mettono insieme due unità identiche. Quindi o c'è un processo ed è un progetto finalizzato a qualcosa di nuovo, o a mio avviso è difficile. Filiera d'impresa è difficile perché la siderurgia è divisa in tanti filoni. Ci sono filoni che non possono, pensi un po' ai piani, filiera dei piani è un po' difficile perché i volumi sono talmente elevati che a valle non si riesce a concretizzarlo. Ci può essere solamente una filiera che da un produttore di piani si rivolga a un grosso trasformatore, però è difficile che ci sia una equivalenza di tonnellaggi, è molto difficile. Secondo me il tunnel è ancora lungo, però probabilmente ha delle finestre che permettono di rischiararlo un po' di più, ecco.